come si dice di solito degli italiani? Italiani brava gente, italiani il popolo dei navigatori e dei poeti, ma è anche un grande popolo di musicisti e di pianisti. Ho l'onore di presentarvi il nuovo album di Enrico Pierannunzi. Per me il più grande pianista italiano vivente e non solo. Ebbi la fortuna di conoscerlo molti anni fa, una persona di un'umiltà straordinaria. Veniva a darci i suoi metodi per piano, i suoi spartiti. Era orgoglioso di proporre la propria musica e la propria arte. E ancora oggi detta legge. Detta insegnamenti. Questo nuovo album dedicato a Bill Evans per pianoforte e contrabbasso è un qualcosa di, come dico io, spettacolare. Inciso in maniera fantastica, molto molto bene, ma soprattutto è suonato con passione, è suonato con gusto. Ciò che manca ad altri nomi, che non voglio dire perché magari offendere un musicista, tranne nei casi limite, non è giusto. Lui rimane l'apice del jazz italiano per pianoforte. Un artista, come posso definirlo? Un genio? No, un musicista con la M maiuscola. Il suo nuovo album, che si chiama The Real You, insieme al contrabbassista Fonnesbech Thomas, registrato nel 2020 e proposto su vinile, è un album che consiglio a tutti gli appassionati di jazz, a tutti coloro che amano il pianoforte, amano la melodia, amano i brani fantastici, perché poi oltretutto questo è un tributo, ma di Bill Evans ci sono soltanto due brani. Vi dico qua, Only Child e Interplay. Il resto sono scritti dal maestro Enrico Pierannunzi, un grande veramente.